Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Johnny Micheletti, che mi chiede di parlare del disco Hit the Pitch del 1972 della Allman Brothers Band. Quindi mini recensione musicale per il nostro Johnny. Allora, io è un gruppo sudista formato nei fine anni 60, di rock sudista e psichedelico, di spessore. Gli Allman Brothers hanno fatto almeno 3-4 dischi notevoli, ma secondo me questo e il live precedente sono la summa della loro storia. Questo Hit the Pitch è un live a doppio lato, dove gli squarci psichedelici si aprivano al blues, si aprivano al sud, si aprivano al country, e il tutto funzionava benissimo. Un disco quindi molto bello, anche uno come me che non ama particolarmente il rock sudista, ma però ama la psichedelia, qui trova questo insieme, questo confronto, questo insieme col blues, col country, con un certo tipo di folk e con quella forza anche di un certo tipo di hard rock, che comunque riesce veramente a conquistarmi, ecco. E sono uno dei pochi gruppi che mi piacciono di questo genere. Non mancano altri loro classici, come lo strumentale Les Brass in a Minor, che qui è eseguito in maniera eccezionale, così come sono perfette One Way Out e Blue Sky, con il doppio assolo classico dei doppi chitarristi alla Southern, insomma, come usava anche per Lynyrd Skynyrd, doppio assolo Allman e via. E rimane basito, perché comunque era musica nel 72 ancora abbastanza fresca, di lì a 2-3 anni sarebbe diventato già roba abbastanza precotta. Qui ancora i nostri avevano qualcosa da dire. Risa Montaigne, su cui fanno tutto un giro, è veramente una cosa assurda e quasi d'avanguardia per l'epoca. Quindi dicevo, quattro lati per questo disco, e le parti più importanti, ripeto, sono secondo me quelle strumentali, ma anche qui ci sono comunque parti da studio che veramente non fanno rimpiangere neanche gli strumentali, i live, insomma. Un disco molto molto bello, che appunto unisce questo live a questo parti in studio in maniera ottima, ed è uno dei migliori dischi di rock sudista e psichedelici di tutti i tempi. Niente veramente da dire, consigliatissimo. Sempre, come ho detto, che abbiamo tenuto voglia di vedere una cover di Mountain Jane di 20 minuti. Sì, due dischi, erano quattro lati, e poi il CD, sono due CD, insomma, fate un po' come vi pare. Comunque questo Allman Brothers Band, per chi ama il rock, specialmente il rock classico, non può mancare assolutamente. Sto Hit the Pitch è un disco di quelli fondamentali del Southern Rock, e quindi è un disco fondamentale per chi ama anche l'hard rock e un certo tipo di blues e psichedelia, che qui di sicuro non mancano. Grande disco, sicuramente uno dei migliori del genere, uno di quelli che ho consumato, ed io il genere non lo amo affatto, quindi che dire di più. Acquistatelo, è qui sotto, fatelo vostro, perché questa è musica irripetibile, ed è musica che poi è andata sempre più a scomparire, anche perché insomma aveva sempre più sempre meno cose da dire. Qui ancora, come ho detto all'inizio, aveva qualcosa da dire e ancora espressione da dare, e quindi impossibile non pupparsi questo disco e quello precedente, così con i due live di tipo 8 facciate vi fate il piano di Allman Brothers e potete dire di essere contenti del vostro Southern Rock.